Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno, questa è la prima edizione di oggi. Elezioni USA 2020, i risultati, ci sono i risultati insomma in diretta. A Biden mancano pochi grandi elettori per vincere, attesa per l'assegnazione di Arizona e Nevada, c'è lo scrutinio ancora in corso comunque. Trump contesta il voto per poste. I sostenitori del presidente uscente hanno inscenato proteste fuori dai centri di conteggio da Detroit a New York e Phoenix. Insomma, la trumpiana, come lo dicono Fox News, già ieri mattina ha dato Biden vincitore in Arizona, insomma lo stato che vale 11 grandi elettori, scatenando le ire del Tycoon che ha chiamato Murdoch chiedendo di ritrattare. Nuovo DPCM, insomma, quali regioni sono area gialla, arancione e rossa e cosa succede? Conte dice con misure uniche nazionali effetto negativo. Il Presidente del Consiglio ha illustrato la nuova mappa dell'Italia divisa in tre aree di rischio. Nell'area gialla con criticità moderata ci sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e Bolzano. In quella arancione ci sono quelle con criticità elevata, insomma, e sono Puglia e Sicilia. Poi ci sono quelle rosse che sono a rischio massimo e sono la Lombardia, il Piemonte, la Val d'Aosta e la Calabria. Non ci sono regioni in aree verdi, il virus corre veloce, ha detto il Premier. Il nuovo DPCM entrerà in vigore il 6 novembre fino al 3 dicembre. Se all'esito delle misure una regione dovesse rientrare in condizioni di stabilità per 14 giorni con rischio più basso, potrà essere assoggettata a un regime di misure meno restrittive. L'influenza? Ti vaccini solo se hai soldi. Mio fratello 60 anni con patologia seria pregressa, un bypass coronarico triplice per infarti pregressi, è disoccupato, non ha la possibilità di ricevere la vaccinazione con il sistema sanitario nazionale. Stessa cosa per mia madre 94enne. La cosa che trovo strana è che in diverse strutture di Milano pagando 60 euro lo si può fare subito. Questa è una denuncia di una persona per quanto riguarda Milano, ma comunque vale anche per tutto il territorio nazionale. Covid, la seconda ondata non finirà prima di marzo, aprile 2021. Insomma, c'è un modello matematico che calcola il numero dei contagi. L'ipotesi è che vengano raggiunti numeri considerevolmente molto più alti rispetto a quelli che abbiamo visto durante la prima ondata. La Spagna potrebbe arrivare a 2 milioni e la Francia fino a 8 milioni. Roma, la sindaca Virginia Raggi è positiva al coronavirus, dice detto che continua a lavorare da casa. È la stessa prima cittadina a dare la notizia su Facebook, ha detto sto bene, al momento non ho alcun sintomo, continuerò a lavorare da casa con la stessa determinazione di sempre. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus prosegue l'emorragia di contagi, superati per la prima volta i 4.000 positivi. L'unità di crisi regionale rende noto l'aggiornamento sull'emergenza Covid-19 in Campania. Sono per la prima volta più di 4.000 positivi in Campania, aumentano proporzionalmente anche i sintomatici, 329. De Magistris sul DPCM dice Campania zona gialla, i conti non tornano. Il sindaco di Napoli De Magistris è perplesso sulla situazione Covid-19 e soprattutto su come il governo abbia classificato la Campania in fatto di rischio, ovvero zona gialla, tra le regioni meritevoli del minor numero di restrizioni messe in atto. Coronavirus a Castellammare, positivo un neonato di soli 20 giorni, c'è anche un neonato di soli 20 giorni tra i 108 nuovi positivi al coronavirus registrati a Castellammare di Stabia e quanto reso noto dal sindaco Gaetano Cimmino nel consueto aggiornamento giornaliero sul contagio in città. In auto con carico di sigarette di contrabbando, scoperto e denunciato, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel Salernitano circa 140 kg di sigarette di contrabbando, denunciando un quarantenne originario della provincia di Bari. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. È ufficiale, Friuli Venezia Giulia in zona gialla, in vigore solo le misure nazionali.
Per la regione non sono previste ulteriori restrizioni, e l'annuncio del Premier Conte ora è ufficiale. Quindi il Friuli Venezia Giulia è stato inserito in zona gialla, ovvero nella fascia del paese per la quale non sono previste ulteriori misure restrittive rispetto a quelle del DPCM nazionale che, come ha annunciato il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e sarà valido fino al 3 dicembre per consentire a tutti di potersi organizzare. Sempre sul coronavirus ci sono 436 nuovi contagi e 3 decessi in Friuli Venezia Giulia. Salgono a 40 i pazienti in cura e terapia intensiva e a 215 ricoverati in altri reparti. Quindi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 436 nuovi contagi a fronte di 5.033 tamponi eseguiti e 3 decessi da Covid-19. Si tratta di 3 persone di Trieste, un uomo di 77 anni morto in ospedale, un 78enne deceduto in una RSA e infine una donna di 85 anni morta in ospedale a Trieste. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. A Gorizia salgono a 147 i casi attualmente positivi. Il sindaco Ziberna fa il punto della situazione. Dice: non ci sono focolai, si tratta prevalentemente di contagi familiari e amicali. Come si sa, il nuovo DPCM ha suddiviso l'Italia in zone diversificate con misure anticontagio differenti a seconda del superamento o meno di alcuni parametri. Questo, come dicevamo, lo ha spiegato il sindaco Rodolfo Ziberna. Il Friuli Venezia Giulia è inserito nella zona gialla, ovvero fra le aree a rischio minore. L'avvio dei provvedimenti è stato spostato a venerdì, quando saranno disponibili gratuitamente in comune i moduli per l'autocertificazione per chi dovrà spostarsi per i motivi previsti nel DPCM durante l'orario in cui è proibito, quindi l'orario è dalle 22 alle 5 del mattino. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.